Vediamo adesso come cambia lo spettro di corpo nero al variare della temperatura dell'oggetto caldo o della cavità isoterma da laboratorio. Per esempio a 850 Kelvin abbiamo questo andamento rappresentato da questa curva di colore blu, a 1100 Kelvin la curva di colore rosso, a 1200 Kelvin la curva di colore giallo. La prima cosa che notiamo è che l'area sottesa dalla curva cresce con la temperatura. E questo è logico perché dalla legge di Stefan Boltzmann dell'intensità di radiazione totale sappiamo che la quantità di energia emessa ogni secondo da un corpo caldo è proporzionale alla temperatura in Kelvin alla quarta e in particolare, come detto prima, anche la radianza totale, cioè integrata su tutte le lunghezze d'onda, è proporzionale alla temperatura alla quarta. Questo vuol dire che se per esempio noi disegniamo lo spettro di corpo nero corrispondente a una temperatura di 600 Kelvin, immaginiamo che stia qua sotto, un pochino più in basso rispetto alla curva blu, quindi 600 Kelvin più o meno starà qua, e andiamo a calcolare l'area che sta sotto a questa curva, e poi l'andiamo a confrontare con l'area che sta sotto alla curva gialla. La curva gialla corrisponde a una temperatura doppia, 1200 Kelvin. Allora, siccome l'area rappresenta l'energia totale emessa al secondo e siccome è proporzionale alla temperatura alla quarta, noi troveremo che l'area sottesa dalla curva gialla è 16 volte più grande dell'area sottesa da questa curva a 600 Kelvin. Infatti, se la temperatura raddoppia, da 600 passa a 1200, la quarta potenza della temperatura diventa 16 volte più grande. Quindi l'area totale sottesa diventa 16 volte più grande. Questo vuol dire che, per esempio, prese due stelle, immaginiamo una stella a 600 Kelvin, naturalmente non esiste una stella a 600 Kelvin, è meglio parlare di due oggetti caldi. Preso un oggetto caldo a 600 Kelvin e un altro a 1200 Kelvin, quello a 1200 Kelvin ha una radianza totale, cioè emette una quantità di energia al secondo per unità di superficie che è 16 volte più grande della radianza totale emessa dall'oggetto a 600 Kelvin, cioè in pratica emette 16 volte di più. La temperatura raddoppia e la quantità di energia emessa al secondo diventa 16 volte di più. In quest'altra figura invece abbiamo lo spettro solare confrontato con lo spettro di corpo nero perfetto. Lo spettro di corpo nero è la curva di colore grigio e lo spettro reale del Sole è questo colorato in arancione. Vediamo quindi che l'emissione dell'energia elettromagnetica da parte del Sole corrisponde molto bene con quella di un corpo nero che si trova a 5777 Kelvin. Quindi in pratica il Sole è un corpo nero alla temperatura di 5777 Kelvin, cioè il Sole emette come un corpo nero a quasi 5800 Kelvin, e questo grafico in realtà rappresenta l'irradianza solare che, piuttosto che l'energia emessa dal Sole per unità di superficie, rappresenta invece l'energia solare che incide sulla Terra su ogni metro quadrato di superficie terrestre sopra l'atmosfera per evitare di considerare l'assorbimento atmosferico. Però in pratica il significato intuitivo del grafico è lo stesso, cioè possiamo immaginare che sia la quantità di energia emessa ogni secondo da un metro quadrato di sole, cioè possiamo immaginare che sia la radianza solare, la radianza totale su tutte le lunghezze d'onda che qui sono espresse in nanometri.